Buon pomeriggio a tutti, sono le 17:28, fra 2 minuti iniziamo la diretta della nuova edizione dei confronti della Camera Penale assieme all'avvocato Vittore D'Acquarone, che già ringrazio. Ancora un paio di minuti e iniziamo, grazie. Ecco qua, il mio orologio fa le 17:30 puntuali, per cui vi presento l'avvocato Vittore D'Acquarone, che è non soltanto presidente della Camera Penale Veronese, ma anche responsabile dell'Osservatorio sul decreto legislativo 231-2001 dell'Unione delle Camere Penali. Nel confronto di oggi, l'avvocato D'Acquarone ci parlerà di un tema di assoluto interesse, ossia la responsabilità da reato degli enti, ma non generale, non si andrà a parlare di quelli che sono i presupposti che credo ormai conosciate già tutti, ormai è un tema che non è più così di nicchia, ma proprio della responsabilità alla luce della recente giurisprudenza di merito, in particolare in relazione a due sentenze molto importanti, due sentenze recentissime che sono una, sentenza del Tribunale di Bergamo 2260, depositata il 4 gennaio scorso, quindi nemmeno un mese fa. E l'altra, la sentenza, ed è la sentenza, chiamiamola sentenza UBI, e l'altra, la sentenza del Tribunale di Milano, la sentenza numero 9501, depositata lo scorso 21 dicembre. Entrambe le sentenze sono sentenze innanzitutto di assoluzione, e quindi già questo, per quanto riguarda, ci confermerà il collega D'Acquarone, per quanto riguarda sentenze nei confronti degli enti, sono già delle mosche bianche in generale, stante quella che è l'esperienza giurisprudenziale in merito. Ma sono due sentenze che portano a anche affrontare dei temi in maniera innovativa rispetto a quella che è spesso la interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità in alcuni casi, e che appunto a favore di quello che è l'accertamento di una responsabilità da reato degli enti si pongono in maniera assolutamente costruttiva e in rispetto di quello che è il diritto di difesa, e quindi quelli che sono i profili, davvero dei profili di accertamento che non possono andare a cadere in una responsabilità oggettiva che, come sappiamo, non può essere assolutamente permessa o sufficiente per portare a un qualsiasi tipo di responsabilità penale, nemmeno nei confronti dell'ente. Quindi so che farà un'introduzione generale, però appunto chiedo alla collega, e mi permetto anche di dire amico, Vittorio D'Acquarone, di partire proprio dall'ultima sentenza, quindi quella di la sentenza UBI, in cui sostanzialmente, a fronte di reati contestati a persone fisiche e giuridiche di illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, il Tribunale di Bergamo ha portato, si è soffermato su quella che è la responsabilità dell'ente e ha portato appunto a una soluzione, in particolare sull'interesse vantaggio, sull'accertamento del requisito dell'interesse vantaggio. Sì, intanto grazie Lorenzo per l'invito, grazie ovviamente alla Camera Penale Milanese. Sono due sentenze di merito, dici bene, di grande interesse. E il fil rouge, il denominatore comune tra le due è, a mio avviso, come dire, il desiderio da parte dei collegi giudicanti di rappresentare un garbato dispetto nei confronti degli organi inquirenti in relazione alla contestazione dell'illecito amministrativo. La breve considerazione di carattere generale è la seguente.
Per quanto riguarda il procedimento penale nei confronti delle persone fisiche, siamo ormai abituati a riconoscere che la magistratura inquirente rivendica con ostentato orgoglio l'obbligatorietà dell'azione penale e poi però la neutralizza con collaudati tatticismi, la prescrizione in fase di indagini preliminari e le richieste di archiviazione. C'è un elemento di grande novità rispetto al procedimento penale nei confronti degli enti che a distanza di 20 anni dall'entrata in vigore della normativa dobbiamo riconoscere, che è quello per fatti concludenti che la magistratura inquirente rivendica la discrezionalità dell'azione penale, nel senso che contesta la responsabilità degli enti nel bilancio sociale della Procura di Milano, si dice, in approssimativamente 1/10 delle occasioni in cui il reato presupposto consentirebbe la contestazione anche all'ente. Quindi per fatti concludenti è dimostrato che la magistratura inquirente appunto tratta in modo discrezionale la responsabilità degli enti, purtroppo con criteri misteriosi, nel senso che non sono noti, si potrebbe discuterne, non è questa l'occasione. Una delle cifre che ci consentirebbe di affrontare il ragionamento in modo costruttivo è quella di ritenere che la contestazione all'ente sia fatta come estrema ratio e quindi a fronte di un dato quantitativo in controtendenza rispetto ai reati presupposto, un dato qualitativo nelle contestazioni che esprima, diciamo così, la consistenza dell'accusa mossa all'ente. Queste due sentenze dimostrano invece che a 20 anni dall'entrata in vigore della responsabilità degli enti le contestazioni hanno ancora dei profili di approssimazione che i collegi giudicanti hanno messo in marcata evidenza, dico io anche con appunto un garbato dispetto. Nella vicenda UBI, che cosa rileva il Tribunale? Rileva che a fronte di una contestazione che dal punto di vista formale individua quelli che sono gli elementi costitutivi oggettivi dell'illecito amministrativo e quindi l'interesse e il vantaggio, oltre che il rapporto qualificato con l'ente degli imputati, in realtà la contestazione dell'interesse si ferma a un livello superficiale stabilendo una sorta di equazione per cui la consumazione del reato presupposto realizza di per sé l'interesse dell'ente, senza scendere a valutare se l'interesse c'è o non c'è in concreto. E il Collegio di Bergamo dice in realtà il reato che è stato contestato non solo non realizza un interesse, ma addirittura è in danno di UbiBanca. E la contestazione si rileva per essere una contestazione meramente formale quando tratta dell'interesse e aggiunge neppure l'istruttoria dibattimentale, e il dato è rilevante, ha provato a declinare in termini concreti l'interesse rappresentato in modo meramente formale nell'imputazione. Questo dove ci porta anche questa considerazione da parte del Collegio di Bergamo? Ci porta su un terreno che abbiamo sperimentato in altre contestazioni anche per le persone fisiche, e cioè quando le fattispecie sono eccessivamente fluide, come è di fatto quella della contestazione dell'illecito amministrativo, il dibattimento non è il luogo nel quale la pubblica accusa verifica un progetto accusatorio, una tesi accusatoria costruita in modo accurato, ma il dibattimento diventa, e giustamente
i giudicanti si indispettiscono, il luogo nel quale scoprire l'illecito, contestato appunto con categorie di carattere generale e meramente formale. Non entro nella questione di merito se l'interesse c'era o non c'era, interessa la questione di metodo. E è sul metodo, secondo me, che la sentenza di merito del Tribunale di Bergamo, introduce degli elementi di novità nell'approccio a questo tipo di materia. Quando si parla di interesse o vantaggio, per favore, non limitiamoci a un'indicazione di carattere generale, ma facciamo sì che nell'imputazione l'interesse o vantaggio, come tutti sappiamo, sono elementi costitutivi del reato, ma decliniamoli nell'imputazione e poi conseguentemente anche nell'istruttoria dibattimentale in termini concreti. Perché in questo caso, appunto, la verifica dibattimentale ha dimostrato che nemmeno erano ipotizzabili. Abbiamo quasi due estremi opposti, Vittore, ossia da una parte, appunto, come correttamente anticipavi in relazione al bilancio sociale milanese, abbiamo tanti casi in cui una responsabilità 231 potrebbe essere contestata e non viene anche contestata. Altri casi in cui il dato meramente oggettivo della contestabilità fa sì che senza alcun accertamento in fase di indagini viene sostanzialmente contestata e poi portate avanti in giudizio una ipotesi di contestazione 231. Quindi entrambe le ipotesi non sono, diciamo, il meglio per quello che riguarda una corretta applicazione della normativa. Come tu sai, nella 231 il pubblico ministero dispone dell'archiviazione senza il vaglio giurisdizionale. La previsione avrebbe un significato opposto a come la materia è trattata oggi nelle procure della Repubblica, ma significa che, come dicevo prima, potrebbe essere la discrezionalità sia data dal fatto che i pubblici ministeri non contestano il reato perché in moltissime occasioni ritengono che manchino gli elementi costitutivi. Io preferirei come penalista che questo tipo di valutazione fosse tracciabile o fosse tracciata, e invece non lo è, e di questo mi dolgo e si duole anche l'osservatorio, perché alla fine si realizza una confisca delle garanzie difensive. L'altra considerazione dovrebbe essere quella che allora, quando è contestato con caratteristiche di qualità che sono riconoscibili nel procedimento avviato. Quando invece ci troviamo di fronte a procedimenti così gravemente lacunosi come si è risolto quello di Ubi e forse ancor più quello di Saipem, evidentemente ci si domanda quali siano le categorie di giudizio utilizzate dalle procure per contestare il decreto legislativo 231 o meno. Sì, assolutamente. Purtroppo non abbiamo ancora sostanzialmente una linea guida. Sappiamo appunto che il potere discrezionale della procura nell'iscrizione, che non sostanzialmente si scontra col dato che dovrebbe essere oggettivo di una sua obbligatorietà, purtroppo. Passando all'altra sentenza, la sentenza Saipem, di cui si era parlato, di cui avevi già accennato, qua abbiamo invece una sentenza in cui, a fronte di contestazione di reati di market abuse e di false comunicazioni sociali, abbiamo una interpretazione interessante del Tribunale di Milano, ossia che nonostante abbia assolto tutte le persone fisiche, non si sia limitata a dire, si è fermata lì dicendo appunto venuti meno i reati presupposti alle persone, il presupposto alle persone fisiche, non vi sarebbe nemmeno la necessità di soffermarsi su alcuna imputazione a carico dell'ente. Invece si sofferma, e che cosa dice? Dice che l'interesse e vantaggio in questo caso non vi è, e poi parla anche della lacuna, della indimostrata lacuna del modello. Giusto, Vittore? Sì, e trovo la sentenza Saipem particolarmente interessante, per le ragioni che hai detto tu,
e per qualche altra considerazione che proverò a evidenziare. Intanto un breve cenno di ritorno su Ubi. Avrai notato in Ubi che la contestazione dell'illecito è fatta solo attraverso la contestazione dell'articolo 25 ter del decreto legislativo 231, che è quello che importa le fattispecie penali tra i reati presupposto del decreto legislativo 231, non fa alcun riferimento agli articoli 5 e 6 o 5 e 7. E anche questo è un livello di approssimazione, perché come sappiamo i paradigmi imputativi dell'articolo 5 in relazione all'articolo 6 per i soggetti in posizione apicale e il paradigma imputativo dell'articolo 5 in relazione all'articolo 7, e cioè nei confronti di coloro che sono sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali, sono paradigmi imputativi radicalmente differenti tra di loro e che descrivono oneri probatori completamente diversi a carico dell'accusa. Quindi nella UBI manca anche, appunto insistendo sull'approssimazione, questo tipo di indicazione. Quando noi andiamo invece alla sentenza Saltem, troviamo un esordio completamente diverso. E cioè nella sentenza Saltem, quando si tratta dell'imputazione a carico dell'ente, sono contestati gli articoli 5, 6, 7 e 8, oltre all'articolo 25 ter. Quindi, per uscire dai numeri, è contestato non solo l'articolo 5, quindi gli elementi oggettivi, il rapporto qualificato e l'interesse al vantaggio, ma sono contestati anche il reato commesso dai soggetti in posizione apicale e dai soggetti in posizione subordinata, che come ho detto imporrebbero paradigmi imputativi diversi e quindi una struttura diversa del capo di imputazione e addirittura la responsabilità autonoma dell'ente. Ma quando noi poi andiamo a vedere come queste categorie sono esplicitate nei confronti delle persone fisiche, in realtà noi troviamo che le persone fisiche sono indicate solo in posizione apicale. Allora, qual è il senso della pubblica accusa di contestare anche il 7 e l'8? È una forma di contestazione alternativa, per cui se mi contestate che siano apicali, beh, allora io ho già detto che glielo contesto come subordinati, ma in quel caso ti sei dimenticato che ai subordinati, se fossero subordinati, sarebbe stata la pubblica accusa a dover dimostrare che il reato è stato commesso per assenza di quell'attività di direzione e controllo da parte dei soggetti apicali. Senza questi presupposti di natura oggettiva, la contestazione non sarebbe nemmeno praticabile. Anche qui, quindi, quella traccia di approssimazione alla quale facevo prima cenno. Nella parte motiva della sentenza, di grande interesse, come tu hai anticipato, che cosa succede? Succede, ecco perché prima mi sono permesso di parlare di garbato dispetto, perché in realtà il collegio giudicante avrebbe potuto tranquillamente, stante l'assoluzione piena delle persone fisiche, dei reati presupposto loro contestati, dedurne la assoluzione dell'ente. E invece, pur rilevando che questo meccanismo sarebbe stato sufficiente, il collegio entra nella materia della contestazione e muove due rilievi. E bada bene che i rilievi sono particolarmente interessanti. Perché? Perché il tribunale si lamenta del fatto che la contestazione sarebbe stata vaga quanto all'individuazione dell'interesse e del vantaggio, e non ci torniamo sopra. Ma, e mi interessa di più,
rileva anche che l'istruttoria non abbia recato alcun, sto leggendo, elemento a sostegno dell'inidoneità del modello organizzativo a prevenire la consumazione dei delitti. E su quindi, questo, dottore, scusami, ma quindi se viene commesso il reato non è sempre inidoneo il modello, quindi mi stai dicendo? No, sto dicendo quello. E questa è una sentenza con intenzioni pregiatissime e un incompiuto. E mi spiego. L'intenzione pregiatissima è quella di dire che il pubblico ministero non può limitarsi a contestare l'inidoneità del modello organizzativo come categoria di carattere generale, ma deve individuare gli specifici difetti del modello organizzativo che si pongono in rapporto causale rispetto alla condotta illecita contestata agli imputati. Dov'è l'elemento che secondo me è incompiuto? Che qui il tribunale dice che mentre per l'interesse o il vantaggio il difetto è nella contestazione e quindi nell'imputazione, quanto all'inidoneità del modello il difetto è nell'istruttoria. Come a confermare quel dato giurisprudenziale rispetto al quale l'osservatorio si è più volte posto in contrapposizione, per cui il difetto organizzativo non è elemento costitutivo del reato e non richiede di essere parte strutturale della contestazione. Però qui il collegio fa entrare dalla finestra quello che non ha il coraggio di far entrare dalla porta. Perché se il collegio dice che la pubblica accusa avrebbe dovuto dare prova analitica e specifica degli elementi, dei difetti del modello organizzativo che si pongono appunto in rapporto causale, eziologico, funzionale al reato commesso dalle persone fisiche, perché questi elementi non dovrebbero trovare cittadinanza nel capo di imputazione? Secondo le categorie, secondo articolo 59 del decreto legislativo 231, che prescrive che il capo di imputazione a carico delle persone fisiche sia formulato con quella chiarezza e precisione che è mutuata come concetto dalle contestazioni alle persone fisiche e che pacificamente non fa riferimento al reato contestato alle persone fisiche del quale si occupa il codice di procedura penale, e l'articolo 34 che prescrive che per le parti di procedura non specificatamente trattate dal capo della 231 si rinvia ovviamente al codice di procedura penale. Se valgono i principi quindi di carattere generale, io dico, quando il collegio si lamenta di un'istruttoria non dedicata in modo specifico a dimostrare i difetti del modello organizzativo, io faccio un passo indietro rispetto al collegio, ma se voi non li trovate nell'imputazione e però vi lamentate che non facevano parte dell'istruttoria, in sede di valutazione delle richieste di prove, come avreste potuto valutare pertinenza e rilevanza delle richieste istruttorie? E come è possibile stabilire un'esatta correlazione tra l'accusa e la sentenza se la contestazione non parte dall'imputazione? Ecco quindi che in modo, ripeto, non compiuto, ma questa sentenza è di straordinaria importanza rispetto a questo passaggio. Secondo mi permetto di aggiungere un tema, scusa Vittore, anche per l'esercizio del diritto di difesa, perché anche tu difensore non hai un perimetro sul quale difenderti che sia stato... Dubbio, ma non c'è dubbio, se l'imputazione descrive la regiudicanda, se noi abbiamo sentenze che dilatano la colpa organizzativa, scusa se parlo anche, faccio dei cenni ma brevissimi, a sentenze che non abbiamo citato, ad esempio MPS. Cosa succede nella sentenza dei Monte dei Paschi di Siena? Ricorderete tutto, sentenza importantissima per
dico io, l'aggressione fatta dal tribunale all'attività dell'organismo di vigilanza. Ma se noi andiamo a vedere quali sono gli elementi dai quali il tribunale ricava prova della insufficiente o omessa vigilanza, sono elementi che sono successivi al fatto, perché tutti i verbali, sono 5 verbali dell'organismo di vigilanza che sono presi in considerazione e contestati dal collegio, uno solo è contestuale all'accadimento dei fatti, gli altri 4 sono successivi. E il tribunale dice che l'organismo di vigilanza non si è preoccupato di entrare nella materia della gestione del rischio e preoccuparsi, diciamo così, di una reazione del modello organizzativo in termini di aggiornamento e miglioramento per mitigare quel rischio rispetto a successive consumazioni. E dal punto di vista del funzionamento dei sistemi, il rilievo ha una sua intelligenza che io non contesto, però dico attenzione che se è successivo al fatto, ditemi voi come quella colpa può aver contribuito alla causazione di un fatto che si è già consumato. C'è una dilatazione del perimetro della colpa organizzativa che va addirittura oltre la consumazione del fatto. Ma se così è e tu non me lo dici nella contestazione, come devo fare io? Qual è il perimetro entro il quale mi difendo? Mi difendo dimostrando ciò che ho fatto prima o addirittura ciò che ho fatto dopo? E perché non me lo devi contestare? E scusami se come dire, mi dilungo, ma abbiamo detto che il pubblico ministero archivia direttamente. E perché archivia direttamente? Archivia direttamente per sottrarre il più velocemente possibile l'ente da quel danno reputazionale che l'indagine certamente gli arreca. Ma se tu non mi contesti gli elementi specifici di debolezza del mio sistema, questa prassi è invalsa, perché le prime contestazioni sono state fatte a enti senza modello. Ma adesso la maggior parte degli enti il modello ce l'ha. E quindi tu non mi puoi dire che è inidoneo tout court, vista la fluidità di questo concetto della colpa in organizzazione, perché se tu me li individui, io ho la possibilità in sede di indagini di 415 bis di fare due operazioni, di convincerti del contrario, oppure di correre a quel modello riparativo che comunque mi porta dei vantaggi. Se tu invece non me li contesti, qual è il perimetro del mio intervento? Quindi qua il tema è davvero quello di ricondurre la materia entro quei binari così cari all'Unione delle Camere Penali di giusto processo anche per gli enti. Se no diventa la materia dell'arbitrio, nel quale ognuno fa un po' come gli pare. Hai detto bene sui modelli remediali, perché sostanzialmente una volta che non viene contestato davvero un ente col modello... Devo indovinare. Il dibattimento, e il dibattimento diventa l'occasione posta, come dire, una cultura organizzativa che in qualche misura, non voglio offendere nessuno, ma può difettare, ecco, sia la magistratura inquirente che quella giudicante. Il dibattimento diventa l'occasione dove ognuno ci mette dentro qualcosa, ma se avessero fatto quella misura in più, ma se avessero fatto quell'altra cosa, e quindi diventa un luogo dal quale l'ente non sa come fuggire, non sa come difendersi. Sì, ma soprattutto se non vengono specificati quelli che sono stati i presidi manchevoli da parte dell'ente, non ho, come dicevi tu, l'opportunità quindi non soltanto di difendermi, ma anche di andare a provare a metterci una pezza per futuro, perché abbiamo tanti enti che si trovano, pensiamo ai colposi, Vittore, cioè che io chiaramente... Cosa? Il discorso, scusami, non volevo interromperti. No, figurati. Sono tremendo. E il tema è di natura logica, prima ancora che giuridica. Se il modello c'è, tu non puoi contestarmi l'illecito senza averne individuati i difetti. Se ne hai individuati i difetti, quale sarebbe la ragione per la quale tu li tieni segreti e non me li dici?
Qual è la logica per la quale? Perché o non li hai individuati e allora non potresti farmi la contestazione, o se li hai individuati, perché non dobbiamo nella rielaborazione o giurisprudenziale o di ricostruzione del testo normativo fare in modo che tu me li dica? Perché io non riesco a vedere, mi sono interrogato, purtroppo sono ossessionato da questa materia, non riesco a trovare una scappatoia logica a questo tipo di ragionamento. Quando non c'era il modello, ripeto, si è invalsa questa prassi, perché tutto sommato tanto non c'era il modello, e quindi con questa spiacevole presunzione di colpevolezza nei confronti dell'ente, come l'ha secondo me egregiamente definita Ferrua, il problema sembrava risolto. Ma oggi i modelli ci sono. E qual è l'attitudine premiale nei confronti di coloro che hanno fatto questo sforzo di mitigazione del rischio volontario attraverso i modelli, se poi quando si arriva all'indagine questi sono trascurati? E non, perché il modello, la funzione del modello non è quella di portare alla soluzione dopo anni di processo. Certo, quella è la funzione residuale, ma la funzione principale è quella di sottrarre l'ente all'indagine se le cose sono state fatte bene. Quindi l'indagine dovrebbe preoccuparsi di fare quella verifica. Sembrerebbe in termini generici che lo faccia, però in realtà con argomenti che rimangono segreti. Ecco, queste due sentenze iniziano a dire così non va, e io li saluto con grande favore. Assolutamente. Noi abbiamo sforato anche un pochettino il tempo. No, ci mancherebbe. Conoscendoti sapevo che saremmo andati un pochettino lunghi, quindi si è dato apposta meno tempo per poi arrivare a un giusto compromesso. Io spero che per chi ci ha ascoltato, per chi ci ha sentito, spero di aver dato, che questo breve confronto abbia dato qualche spunto di riflessione su temi davvero importanti. Ringrazio ancora l'avvocato Vittorio D'Acquarone, tutta la sua Camera Penale Veronese, nonché l'Osservatorio dell'Unione Camere Penale sul Decreto Legislativo 231-2001, e vi invito a restare, a dare sempre un'occhiata alle nostre pagine della Camera Penale di Milano per il prossimo confronto. Ricordo infine anche che il 25 di febbraio avremo questo evento in presenza su il 30° anniversario di Mani Pulite, e quindi anche questo sarà una occasione molto interessante per confrontarsi su temi, stavolta non 231, ma di interesse assolutamente a 360 gradi per i penalisti. Grazie ancora Vittore, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie alla Camera Penale, grazie a tutti. Saluti.